Ragazzi, qua ritorniamo alle origini. Torno a fare i miei filmati stupendi col telefono che vibra, che è una bellezza. Cioè, fa pena però. Sto cercando di fare del mio meglio. Perché c'ho la telecamera dietro. Tutto contento, pimpante. Sono qua da antichità, da Ziano, Beinette, Cuneo. Aspetta, guarda qui. Ah, non me lo. Volevo guardare la carica del telefono perché per vedere fino a che punto ero fottuto. E sto pimpante con la telecamera. Registro la prima parte di video. Appunto, stava venendo da Dio. C'era anche la partecipazione del gallo. Guarda là il gallo, c'è di nuovo. Usiamo lo zoom a 5 per dell'otto per immortalare questi galli e galline stupendi. Ah, sta venendo qua. Guarda che bene. Niente, qua concentrazione massima perché ho fatto una prima parte. Poi dopo batteria scarica, marcava, ma la batteria è nuova, l'ho messa a novembre, l'ho usata pochissimo sta telecamera. Boh. Va bene, calmati. Magari non fa ben contatto. Tolgo e metto di nuovo le batterie. Riprendo il video. 2 minuti di video, batteria scarica. Boh, adesso riprovo col telefono, se di vuole dovrebbe andare. Astra Contatori SP a Milano. Qua a chi si intende di Autobotti. Ah, senti che c'è di nuovo il gallo. Chi si intende da Autobotti, questo qua è un paradiso sotto forma di camion, misuratore qua a 5 cifre. Volvo. Ora mi piacerebbe anche, quando poi tempo, mettermi per le strade e filmare i camion, anche quelli moderni che passano. Ditemi cosa ne pensate. E niente, questo qua è un OMT Grotto, Mazzariol, Tortona, allestimento. Raro perché con questi la cisterna mi veniva da dire butala, perché in piemontese, chi è piemontese, perché c'è anche tanta gente piemontese che mi segue. Quindi OM butala. E stavo spiegando prima, che voi non potete vedere perché video è andato a rotoli, perché mettevano questi pezzi di legno negli allestimenti. Questo non è difficile da trovare in più di un camion d'epoca, in teoria in tutti, perché alleviavano le vibrazioni e quindi un po' più conforto, e mettevano per questo appunto anche i ribaltabili, anche l'esadelta. Faccio l'esempio classico che posso toccare con mano. Tra l'altro, tutti i mezzi che sto filmando penso che siano in vendita, quindi qualcuno interessato sono da venire. E cosa stavo dicendo? Ah, anche l'esadelta ce l'ha, però un po' più fine, non è un lisdello, è un asse. Classico cambio volante del Tigrotto, che ho scoperto dei Grisa che hanno il leoncino, che gli OM ci avevano cambio volante. Tra l'altro, un saluto a tutti gli appassionati di camion, Circolo Italiano Camion Storici, Claudio Raffaelli Marvin, il mio mito, che saluto, mio mito e amico. Classico vetro curvo. Niente, qua vi do un piccolo spoiler. Lupetto, la cabina di un lupetto. Un altro camioncino là che non sono ancora andato a vedere cos'è. Poi magari dall'altra parte c'è anche cose da filmare. E questo qua, chi lo indovina, chi pensa di sapere cos'è quel camion là, lo metta nei commenti. E penso che in pochissimi riusciranno a indovinare, perché rarissimo, mai sentito prima. Non è che io sono un esperto, però di camion ne ho già sentiti parlare, ma di un camion del genere mai. E facciamo una fotina.
No, ne faccio ancora un'altra dopo da mettere come copertina. Niente, qua mancano gli specchi, boh. Bello intero, ancora la vernice secondo me è recuperabile. Passi un po' di polish. Evita che segue. Niente, io adesso vi saluto. Un'altra settimana, mi raccomando, tornate. Iscrivetevi perché oggi che è il 5 gennaio siamo già quasi ai 400, sono a 397. E due giorni fa, il 3 gennaio, il canale compie 2 anni. E niente, sono già contento dei risultati che ho ottenuto, spero di superarmi giorno per giorno e di fare sempre meglio. E niente, io vi saluto adesso. Vi ho già dato molto molto spoiler, però voi continuate a seguirmi. Niente, ciao da Giusto682, iscriviti.